cioè complimenti ai ragazzi perché non era semplice per noi, come non è neanche per gli altri, tornare alle competizioni in questo modo qui. Però non penso che se ci fosse stato un attimino il risultato di parità non c'era nulla da dire, sia di espressione di gioco che come occasione. Però questa è una categoria diversa da quella che abbiamo fatto l'anno scorso, nel momento in cui magari sbagli qualcosina sei punito, però sono molto felice del fatto di sapere che ho una squadra che fino alla fine se la può giocare con tutti e non voglio vedere teste basse perché hanno tutte le possibilità per disputare un ottimo campionato. E da un punto di vista calcistico, penso che le abbiamo provate tutte, cercando con i nostri mezzi di poter rimediare a quella che era l'ipotetica sconfitta, perché sul 2-1 abbiamo cercato poi di abbiamo creato anche, chiaro, poi concedi qualcosa anche in fase difensiva perché sei costretto ad andare a cercare il pareggio, però la lettura è di due tempi, il primo tempo molto equilibrato, sono scesi due volte, hanno fatto due gol, questo ci può stare, ma non voglio assolutamente che i ragazzi siano tristi, amareggiati sì, perché non c'è stato risultato, ma tristi no, perché hanno dimostrato di essere all'altezza della situazione. Mister, un buon esordio in Serie D, una sconfitta meritata, però poca cattiveria in attacco. Ma più che poca cattiveria, penso Tanti sia. gol sbagliati in maniera incredibile. Ah no, io penso che non ci sia stata poca cattiveria, a volte poi i centimetri fanno la differenza, perché sulla traversa per esempio la cattiveria era giusta, 99 su 100 va dentro, oggi non è andata, ma penso che sì, magari in altre occasioni avremmo potuto fare meglio, però quando produci e quando reagisci vuol dire che ci sei e quindi sono molto contento, ripeto, della prestazione. E soprattutto dell'adeguamento che hanno avuto nel capire, poi cambiando modulo diverse volte, quello che c'era da andare a fare. Quindi abbiamo dimostrato di essere squadra e questo è di buon auspicio per il proseguo del campionato, che tanto sarà un campionato così molto difficile, complicato, con squadre livellate. La differenza la fanno gli episodi. Oggi è andata bene a loro, mi auguro che poi, siccome io credo molto nel karma, qualche volta possa andare bene anche a noi. Però io devo guardare la prestazione. I ragazzi sono stati bravi nel fare la prestazione, hanno dato tutto quello che dovevano dare e hanno espresso anche delle belle giocate, perché chiunque è stato chiamato in causa ha fatto molto bene. Forse c'era qualche rigore però per voi. Ma io ho degli arbitri, non voglio commentare mai nulla, se non l'ha dato evidentemente ha visto che non c'era, poi io non so perché. Diversi episodi sospetti. Questo dovete valutarlo voi, io dalla panchina posso analizzare la partita, posso analizzare quelle che sono state le situazioni poi di campo, ma non recrimino mai, perciò se non l'ha dato evidentemente non c'era. Poi se lo dava era meglio, nel senso che ci poteva anche stare, magari su quattro episodi che uno potesse darlo, però non mi sento di colpevolizzare l'arbitro per la sconfitta, come non mi sento di colpevolizzare i miei perché hanno fatto tutto quello che dovevano fare. Il calcio è anche questo qua, nel senso che forse un risultato di pareggio sarebbe stato più giusto, però abbiamo incontrato una squadra che è tanti anni che è in Serie D e per noi era un gran test per riuscire a capire dove possiamo arrivare. Se noi interpretiamo le partite in questo modo, secondo me possiamo toglierci delle soddisfazioni. Non dimentichiamoci che io ho una rosa anche quando mancano due o tre elementi, diventa anche abbastanza deficitaria, perché giocatori di spessore come quelli di oggi che mancavano probabilmente avrebbero potuto darci una mano in più, nonostante che quelli che hanno giocato hanno fatto molto bene, perché ripeto, io dalla prestazione sono molto contento, dell'atteggiamento anche. E credo che se ci fosse stato lo stadio con i tifosi saremmo usciti agli applausi. E questa è una cosa che mi fa ben sperare per il futuro.
Cosa vuoi dire ai tifosi che vi hanno seguito da fuori? Che mi dispiace aver esordito con una sconfitta, che non vedo l'ora che loro possano entrare perché probabilmente con loro oggi, con la tribuna piena, può darsi anche che avremmo dato ancora di più di quello che abbiamo dato, che è già stato abbastanza. Per di più poi tanti di noi, compreso io per primo, ero molto emozionato prima della partita perché è difficile dopo 8 mesi riprendere la normalità. Ero molto emozionato, spero di aver trasmesso qualcosa di giusto e la prestazione mi ha fatto capire di sì. Tornassi indietro farei tutto quello che ho fatto, e quando un allenatore o in qualsiasi cosa che fai non hai rimpianti, penso che sei a posto. Poi il risultato non è è imprescindibile da tante cose. Noi abbiamo fatto 2 mesi di lavoro eccezionale, questa settimana siamo stati veramente bravi e non so se voi ve ne siete resi conto, ma i ragazzi hanno dato tutto e hanno dimostrato di essere all'altezza, compresi quelli che sono entrati dopo. Quindi sono convinto che faremo fatica perché è un campionato duro, però ci toglieremo delle soddisfazioni, soprattutto poi quando avremo la nostra gente che ci darà una grande mano. Sono un po' abbacchiato per il risultato perché non mi piace mai perdere, ma sono convinto che domani vedrò più luce di adesso. Grazie mister. Grazie. Grazie.